scrittura di Sara, mi avvalgo di Gennaro Madonna, Danilo Di Matola e Gaia Napoletano e vi leggeremo giusto il primo paragrafo di questo libro. Io mi metto un attimo di qua, così non lo... Era notte fonda quando nella locanda il capitano Chian decise di andare con i suoi uomini alla ricerca di un tesoro. In molti avevano tentato l'impresa senza esito, il più delle volte senza mai aver fatto ritorno. Si raccontavano molte storie sulle origini di questo tesoro perduto. Si narrava che nelle profondità dell'oceano vivesse il popolo del mare e che uno degli abitanti avesse maledetto colui che fosse riuscito a trovarlo. Ma il capitano Chian non si lasciò intimorire dalle tante leggende e dalle voci che circolavano nelle locande. Era temuto e di certo non avrebbe fallito l'impresa. A tarda notte, infatti, il capitano e i suoi uomini, usciti dalla locanda, furono attratti da caos e urla. Le truppe del re pattugliavano il porto alla ricerca disperata di qualcosa o qualcuno. In silenzio ritornarono alla nave quando improvvisamente un insolito piagnucolio li fece voltare di scatto. Si avvicinarono. Sulla spiaggia di Caronte c'era il cadavere di una donna anziana e sotto al suo braccio un piccolo fagotto. Era un neonato. Al collo indossava il talismano del popolo del mare. Era il legittimo erede al trono e sicuramente qualcuno aveva tentato di ucciderlo. Il capitano si avvicinò, poi prese il piccolo tra le braccia e gli tolse dal collo quel simbolo magico. Uno degli uomini dell'equipaggio, noto come lo squartatore, urlò con tono aggressivo. Non volete di certo tenere sulla nave questo mostriciattolo? E poi, se scoprono che abbiamo il figlio del re, che succederà? Il capitano rispose che era lui il capo e lo squartatore tacque. La ciurma si avviò verso la nave, scontenta di quel che era successo e di quel che avevano trovato. Contemplando la luna in quella serata gelida che annunciava il freddo inverno, pensavano a ciò che aveva detto il capitano: nascondere in futuro a quel neonato la sua vera identità. Il piccolo intanto dormiva sonni tranquilli, ignaro della vita che lo attendeva. Nessuno sapeva come prendersi cura di un neonato e per questo, giunti alla nave, lo affidarono al vecchio Alter, che si intendeva di alchimia, che in passato aveva accudito molti bambini. Decise di chiamarlo Artis. Avrebbe avuto cura di lui e gli avrebbe insegnato ciò che è giusto. Nel momento in cui l'equipaggio alzò le vele per prepararsi a salpare e dirigersi il più lontano possibile dall'isola di Amurat, Artis volse lo sguardo verso una rupe. Un lupo fiutava l'aria, come cercasse qualcosa. Poi, inconsapevole di quanto stesse accadendo, il piccolo si addormentò nel cesto, che dall'aspetto sembrava più che altro una fetida cuccia per cani. Era ancora giorno mentre Artis guardava il cielo e il mare che brillava alla luce del sole. Era diventato un ragazzo alto, dagli occhi verdi color del mare e i capelli di un castano chiaro che il vento gelido di prima mattina gli scompigliava continuamente. Certe volte si sentiva molto solo, ma per fortuna c'era il saggio Alter che gli faceva compagnia. Per lui era come un padre con il quale poteva confidarsi. Spesso sentiva dentro di sé un'incontrollata voglia di scoprire il mondo, di viaggiare. A volte dubitava sulla sua vera identità. Era una vera tortura vivere su quella nave. Lavorava tutto il giorno fino al tramonto, sentendosi chiamare Mozzo. La sera aveva sempre le braccia doloranti, ma quando si affacciava per vedere la luna, mentre tutti dormivano profondamente, sentiva una dolce melodia che lo trasportava in luoghi lontani. Quella sensazione gli piaceva, era come galleggiare sull'acqua sospinto dai venti, come in un magico sogno. Una sera, mentre era assorto, il vecchio tagliagola distolse i suoi pensieri gridando: Ragazzo, il capitano ha detto che vuole parlarti, ma prima farai meglio a lucidare quell'ancora, o le tue mani fragili non te lo permettono. Il ragazzo reagì prendendo una spada riposta su un vecchio barile di rum. Tagliagola sorrise. È una sfida, ragazzo? Bene, ti accontento A subito. quelle parole il resto della ciurma si avvicinò. Artis capì che era stato un incosciente a sfidarlo, non sapeva nemmeno reggere un'arma tra le mani. Così all'improvviso gli arrivò un colpo sulla spalla. Il capitano, distolto da quel vociare, scese le scale urlando: Cos'è tutto questo baccano? Ha cominciato il mozzo, Il signore. capitano gli diede un calcio, poi richiamò il vecchio Alter. Il tuo compito è di seguirlo, pazzo, e fa ciò che ti ho detto. Vai a curare la sua ferita. Adesso fuori dai piedi, tutti e due. E tu, ragazzo, dopo scendi nella mia cabina. Alter e Artis scesero in gran fretta giù in cabina. Era piena di barattoli con dentro erbe e unguenti strani di diverso genere, libri di varia grandezza e colore.
Alter fece stendere sul letto Artis e gli disse: «Sei stato davvero un incosciente e uno sciocco!» Poi prese un medicamento che aveva l'aspetto di un'alga e iniziò a ungere il braccio che stava perdendo molto sangue. «Il capitano che vuole?» «So che domani ti porterà per la prima volta sulla terra!» E cacciò dalla tasca un talismano dall'aspetto insolito, tondo e color dell'oro. «Vedi, ragazzo, è giunto il momento che tu conosca la verità, che da tempo ti è stata negata. Non sei nato su questa nave, sei stato trovato sulla spiaggia di Caronte, vicino al castello antico, e al collo indossavi questo. Quando sarai a terra, dovrai cercare di fuggire e raggiungere il castello, perché il capitano cercherà di farti del male. Stai attento, al di fuori di questa nave ci sono esseri e luoghi a te sconosciuti. Non posso dirti altro. Se si verrà a sapere che ti ho detto queste informazioni, mi spellano vivo. Il resto sta a te scoprirlo. In questo mondo presto ci sarà una guerra. Ora è meglio che vai dal capitano che ti aspetta.» «Prima di andare, vorrei farti una domanda. Non mi ha accennato nulla sulle mie origini.» «Lo so, ma nemmeno io so chi sei. Stasera organizzeremo il piano per la tua fuga.» Rassicurandolo, gli promise che tutto sarebbe andato per il meglio. Ma Alter sapeva che tra le mura dei castelli del passato e dell'antichità c'è chi tramava in segreto, e ben presto per il giovane Artis ci sarebbero stati molti pericoli e disavventure da affrontare. Mentre il ragazzo scendeva nella cabina del capitano che tanto aveva odiato, ripensò alle parole di Alter. Presto sarebbe sceso a terra per la prima volta e, una volta fuggito, avrebbe dovuto cavarsela da solo. Giunto all'ultimo gradino della scala, si trovò davanti una porta e bussò. Una voce gli rispose di entrare, ma quando fu al suo cospetto il capitano non lo degnò neanche di uno sguardo. Artis sedette su una sedia davanti alla scrivania. «Allora, ragazzo, so che noi non abbiamo mai avuto un buon rapporto, ma di sicuro ora mi aiuterai.» «Ne sei proprio convinto?» «Ho bisogno del tuo aiuto. Ora so che quel vecchio pazzo di Alter ti ha dato un oggetto che servirà per raggiungere il mio obiettivo. Domani scenderemo a terra e ci dirigeremo verso il villaggio La Perla. Mi raccomando, non fare strani scherzi, perché se qualcosa andrà per il verso sbagliato, il vecchio morirà, e con lui tutti gli abitanti del villaggio.» «Ti aiuterò ad una sola condizione. Una volta a terra, lascerò la nave per sempre.» «D'accordo, faremo a modo tuo. Parola di pirata.» Artis si alzò, un ultimo sguardo alla finestra del capitano, che era rimasta aperta, e andò via. Tornò nella sua cabina, dove lo attendeva Alter. Insieme studiarono accuratamente un piano per la fuga. Poi si prepararono per dormire. Come ogni notte, la sua mente si popolava di immagini confuse del passato, di tempi lontani, di battaglie epiche, di boschi, di gente che veniva derubata. Poi all'improvviso quel canto, dolce, quasi angelico, che lentamente gli faceva chiudere gli occhi, scacciando via i brutti pensieri. La notte ormai era passata tranquilla, lasciando posto all'alba, a pugni che sbattevano contro la porta una secchiata d'acqua fredda sul viso. È ora di prepararsi per affrontare il nuovo giorno. Artis, eccitato all'idea di scendere a terra per la prima volta, vide preparare le scialuppe che lo avrebbero portato al villaggio La Perla, e una volta lì avrebbe raggiunto la spiaggia di Caronte. Prima di salire sulla scialuppa si rese conto che il vecchio saggio non sarebbe andato con lui. A malincuore raggiunse il capitano e la sua ciurma. Artis remava insieme agli altri e il mare era calmo quando all'improvviso la scialuppa iniziò a dondolare, come fosse sospinta da una strana forza. Uno degli uomini avvistò delle creature marine. Preso dalla curiosità, Artis si sporse troppo in avanti e cadde in acqua. Non sapeva nuotare, alcuni squali si stavano avvicinando. Impietrito dalla paura, restò immobile, guardando terrorizzato quelle bocche dai denti aguzzi che di lì a poco l'avrebbero divorato. Ma proprio quando pensava che fosse giunta la sua fine, qualcosa lo sollevò lentamente dall'acqua e sentì quel canto melodico che ogni sera lo rasserenava. «Capitano, non lo vedo più! Deve essere morto!» urlò Tangern. «No, eccolo!» Dall'acqua riemerse Artis, aggrappato ad una tavola di legno. La ciurma lo aiutò a salire a bordo, dalla scialuppa proseguirono in viaggio senza parlare dell'accaduto. Dopo un'ora circa, Artis aprì gli occhi ed erano arrivati al villaggio La Perla. Steso a terra, mentre la ciurma sistemava la scialuppa, pensò fosse il momento giusto per esplorare il posto. Decise di dirigersi verso il ponte del villaggio, sotto il quale scorreva un piccolo fiume. Appena arrivato si bagnò il viso, ma nel vedere il suo riflesso in quelle acque limpide scorse alle sue spalle il volto di una giovane fanciulla molto bella. Aveva gli occhi colore del cielo, i capelli biondi e lucenti, e indossava un mantello azzurro e il cappuccio che ne incorniciava il viso. Artis, distinto, afferrandola, disse: «Voi chi siete?» «E non si vede, sono una semplice contadina del villaggio. Mi chiamo Elias, mi trovavo nei dintorni, e voi sareste?» «Io mi chiamo Artis. Piacere di conoscerti, Elias.»
Sai, è meglio che vai via di qui. Ho sentito dire in giro che è sbarcato un gruppo di pericolosi pirati. Ora è meglio che vada. Comunque sono felice di aver fatto la tua conoscenza. Proprio quando la ragazza stava per andar via, sentì avvicinarsi di passi affrettati. Elias, aspetta, torna indietro. Stanno arrivando, presto. Nascondiamoci fra quei cespugli. Restarono in silenzio, senza fare il minimo rumore, aspettando che i pirati passassero per poi uscire. Scusa se sono invadente, ma quel ciondolo che porti al collo è molto raro. In tanti lo hanno cercato. Ma non preoccuparti, non lo dirò a nessuno. Elias, devo chiederti un favore. Conosci un posto dove posso alloggiare per questa notte? Certo, la locanda di Dioniso. Ma per arrivarci dobbiamo attraversare l'isola dei funghi. Allora andiamo, perché i pirati sono già sulle mie tracce. Rubarono una delle scialuppe che li avrebbe portati sull'isola ricoperta di funghi giganti. Per Artis tutto era nuovo e magnifico. Per la prima volta poteva toccare con mano ciò che fino a quel momento era solo parte dei suoi sogni. Vide i funghi giganti. E ti consiglio di non avvicinarti. Oltre a essere vivi, sono anche velenosi. Stammi vicino. I due ragazzi si incamminarono. A pochi passi da loro, un cavallo bianco brucava l'erba. Guarda, Artis, un cavallo. Io dico di provare a cavalcarlo, così arriveremo prima alla locanda. Credo sia una buona idea. Lo chiamerò Emmy. Il cavallo si lasciò cavalcare. I due giovani iniziarono a parlare della loro vita. Artis aveva una simpatia per quella ragazza e sentiva di potersi fidare di lei. Giunti quasi alla locanda, il cavallo di Tri, spaventato dalla presenza di alcuni pirati. E adesso che facciamo? Siamo bloccati! Artis, prendi il mio pugnale e colpisci quel fungo! Cosa? Fidati, faccio che ti dico! Artis lo colpì con tutta la sua forza. Una fitta nebbia si levò sull'isola, consentendo ai due ragazzi di attraversare il piccolo ponte che conduceva dritto alla locanda. Ce l'abbiamo fatta, Elias! Ma nel voltarsi si rese conto che era scomparsa. Sicuramente i pirati l'avevano rapita. Così tornò indietro per cercarla, ma fu tutto vano. Aveva infranto il giuramento. Il capitano Kian avrebbe portato alla morte altri, e adesso probabilmente anche Elias si sentiva colpevole. Stanco e addolorato, si legò alla locanda di Dioniso, lasciando Andy legato al ponte. Bussò tre volte alla porta e si aprì. Lo accolse una donna anziana, dai lunghi capelli grigi e gli occhi castani, la locandiera Lenda. La locanda era molto accogliente, illuminata da una luce soffusa. Sui boccali di vino era inciso il simbolo del dio Dioniso, e ai tavoli erano sedute molte altre persone. Artis le chiese una stanza dove poter alloggiare. La vecchia gli assegnò la numero 13 e gli portò qualcosa da mangiare e da bere. Notando il ciondolo del ragazzo, non poté fare a meno di indagare. Sei in viaggio da solo, ragazzo? No, ero con un'amica, però durante il cammino abbiamo incontrato qualche difficoltà. Scusami se posso sembrare curiosa, ma sai cos'è quell'oggetto? Intende dire questo? Beh, non saprei. Di certo so che mi appartiene. Basta così.